È suonata presto questa mattina la sveglia per tantissimi giovani agrigentini. Sono ritornati tra i banchi di scuola, anche se avrebbero preferito dedicarsi al mare e di certo la giornata abbastanza calda non ha aiutato. Ma il discorso è diverso per chi affronta per la prima volta le scuole medie e superiori. C'è l'emozione di incontrare una nuova realtà, di intraprendere un'esperienza diversa. È emozionante e già dico il mio nome, ci siamo alzati proprio emozionate. È stata dura svegliarsi questa mattina dopo la vacanza? Sì, poi anche l'emozione del primo giorno di scuola, al liceo, nuova scuola. No, è stato bello però, bellissimo. La sveglia? È suonata molto presto oggi. Cosa che ci preoccupa? Le gambe tremavano quando hanno chiamato l'appello. Siete pronte allora ad affrontare quest'anno scolastico? Felice. Spero che vada tutto bene. Al liceo classico Empedocle, il dirigente Anna Maria Sermenghi ha organizzato un'accoglienza particolarmente calorosa nei studenti dell'istituto per iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno scolastico. Abbiamo avuto il piacere di celebrare questa giornata dell'accoglienza intitolata Il mio primo giorno di scuola al liceo classico Empedocle, accogliendo i ragazzi al loro primo giorno di scuola appunto in una nuova istituzione, ragazzi provenienti dalle scuole medie, attraverso un primo momento di incontro che ha visto insieme le famiglie, i docenti, il personale della scuola e gli alunni che hanno cominciato a conoscere e soprattutto a conoscere la nuova scuola e socializzare con i nuovi compagni. Abbiamo augurato loro non solo buon anno scolastico, ma soprattutto che possano all'interno di questo nostro liceo compiere un brillante percorso di studi che contribuisca alla loro formazione. Inizio delle lezioni anche all'Istituto Fodera di Agrigento, dove ad attendere circa 750 studenti c'era il dirigente scolastico Patrizia Pilato. Abbiamo avviato un'ampia programmazione che tenga conto della progettazione di quelle che sono le unità didattiche in termini di competenze e su questo stiamo lavorando per quanto riguarda la didattica. Per quanto riguarda l'accoglienza è nostro stile e costume accogliere i ragazzi nel migliore dei modi, cercare di venire incontro alle istanze ovviamente delle famiglie, perché si tratta per lo più di ragazzi pendolari che provengono da situazioni, insomma da paesi limitrofi alla provincia, con dei disagi che a volte vanno a incidere anche sulla resa nello studio. Per questo noi siamo sempre vicini alle famiglie ed accoglienti per le istanze che le famiglie stesse possono presentare. L'inizio della scuola significa anche ingorgo in città ed in particolare al quadrivio Spina Santa, traffico in tilt e nervi alle stelle. Insomma, anno nuovo, problemi vecchi.